Di tutti i danni causati dall'ultima ondata di maltempo in città, quelli in via Perciviglio, frazione di Como, sono sicuramente i più importanti e complicati da affrontare. Mercoledì 10 novembre erano frenati 200 metri cubi di fango da via Perciviglio, lasciando isolate le famiglie residenti in via Grotta. Ancora non si sa quando la strada potrà essere riaperta. Fondamentali, per stabilire la tempistica, saranno gli esami sul terreno che inizieranno martedì prossimo. Sul versante franato di via Perciviglio, in corrispondenza di via Grotta, inizieranno i primi sondaggi per verificare la consistenza del terreno. I tecnici effettueranno 3 sondaggi fino a una profondità di 20 metri, 2 verticali e 1 inclinato. Verranno inoltre inseriti dei piezometri per la misurazione del livello della falda e degli inclinometri per monitorare gli spostamenti del terreno. Altre indicazioni preziose arriveranno poi da una serie di sensori e tutti i dati raccolti serviranno per valutare le modalità di intervento e quindi ipotizzare anche una tempistica della riapertura della strada. Entro Natale, nel frattempo, dovrebbe essere consegnata la nuova scala in metallo in sostituzione di quella in legno posizionata per consentire l'accesso pedonale ai residenti di via Alla Grotta. Da martedì comincerà il servizio di trasporto fino alla fermata del bus per le persone anziane o con problemi, un servizio che va prenotato al centro civico di Civiglio, aperto al pubblico il lunedì, mercoledì e venerdì dalle 9 alle 12. Il numero di telefono è 031 22 00 00.